Ennesimo derby stagionale al della Vittoria, si affrontano il Tolentino e il Porto d'Ascoli. Cremi si reduce dalla vittoria esterna contro il Trastevere, Rivieraschi invece sconfitti in casa dalla capolista Pineto nell'ultimo turno di campionato. Formazione di casa che si presenta rinnovata nel mercato di riparazione di dicembre, che ha visto ben 6 innesti e 7 uscite, compresa quella di Mengani, che quest'oggi non è stato inserito nella rosa dei disponibili di mister Maurizio Mattoni. Formazione speculare sul rettangolo di gioco 4-4-2, con i Cremisi che schierano in avanti la Coppa Vitello e Pellecchi, mentre sull'altro fronte mister Campelli schiera in avanti il duo Napolano e Spagna. Si inizia subito dopo appena 3 minuti con un calcio piazzato di Giordano Napolano, respinto però dal numero 1 Cremisi Gagliardini, quest'oggi capitano della formazione di casa, direttamente in calcio d'angolo. Si gioca comunque su un terreno di gioco assai pesante per la pioggia caduta negli ultimi giorni ed ovviamente tutto ciò ne va a discapito del bel gioco. Al 13° minuto ancora la squadra ospite, quest'oggi maglia arancione, a farsi vedere in avanti. Questa volta la conclusione di Luca Rossi viene parata dal numero 1 Cremisi. Al 22° ancora un tentativo degli Ascolani con Napolano, il cui diagonale da incrociare finisce a lato. L'unica opportunità dei padroni di casa al 44°, ci prova Gori dalla tre quarti, il cui tiro però si defila sul fondo fuori dallo specchio della porta difesa da Pasqualini. Si chiude quindi il primo tempo in cui gli ospiti sono stati decisamente più manovrieri. I padroni di casa hanno provato a portarsi in avanti con rilanci, a scavalcare il centrocampo, ma senza alcun costrutto. L'inizio della ripresa è comunque sulla falsa riga di quanto visto nella prima frazione di gioco. All'11° ripartenza Cremisi con Vitello che guadagna la profondità, apertura per Marcelli, la cui conclusione si abbatte sull'esterno della rete ospite. Il risultato si sblocca comunque al 24°, grazie a Stefano Spagna, che lesto e preciso a sfruttare l'assist proveniente dal neo entrato Davide Verdesi. 1-0 ospite e 24esima rete subiti dalla formazione allenata dal mister Maurizio Mattoni. Con il trascorrere dei minuti mister Davide Ciampelli toglie il duo d'attacco Spagna e Napolano con due centrocampisti al fine di meglio contenere gli attacchi dei padroni di casa. Padroni di casa che creano l'opportunità più grossa al 59° della ripresa con Nagy, che fa terminare il pallone sulla traversa della formazione ospite, risultato che rimane sull'1-0 in favore del Porto d'Ascoli, che fa suo l'ennesimo derby stagionale, mentre il Tolentino deve fare il mea culpa per l'ulteriore scivolone interno e con una classifica sempre ma sempre più pericolosa ed insidiosa.